ma dice che non si inizia mai un discorso con ma io lo inizio, perché è il nostro un discorso di continuazione. Ma come possiamo, o se proprio volessimo trovare una definizione negli scritti di Teresina di Lisieux e della preghiera, quale potremmo prendere? Io ne ho trovata uno, sempre in Storia di un'anima. E per Teresa di Lisieux la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato al cielo, è un grido di riconoscenza ed amore durante la prova come in seno alla gioia. Una definizione sintetica, semplice, perché la preghiera di Teresa di Lisieux è una preghiera semplice perché tutta la sua vita è stata semplice. E molte volte le nostre preghiere sono complicate, sono aride, sono difficili, sono astruse, perché la nostra vita è complicata, molte volte è arida ed è astrusa, perché la preghiera vera ti porta a generare e a creare un cuore libero, un cuore semplice, un cuore pronto a non confidare su se stesso, ma a confidare in Dio. E io meno confido in me stesso, più confido in Dio, e più ho stima di me stesso e ho stima degli altri. E vedete come descrive la preghiera come uno slancio del cuore, perché la preghiera deve nascere da un cuore libero, come ho detto. E spesso questo cuore deve passare per la purificazione del dolore, della sofferenza, della tristezza, non del peccato, ma della tristezza che ti viene appunto dal dolore. Deve passare dalla notte buia dello spirito, come dicono gli esperti, e solo passando da questa notte buia vede la luce. E questa preghiera è un grido di riconoscenza e di amore, e Teresa dice nella prova, soprattutto durante la prova, ma anche nella gioia. Allora, Teresa ci insegna una preghiera semplice, una preghiera che nasce dal cuore. Scrive sempre in Storia di un'anima queste parole, dice: non ho il coraggio di costringermi a cercare nei libri belle preghiere. Attenzione, mi fa venire mal di testa, tante ce ne sono. Guardate la semplicità di Teresa, che la fa anche scherzare su queste cose. Dico molto semplicemente al buon Dio ciò che voglio dirgli, senza tante belle frasi. E Dio mi capisce sempre. Vedete che profondità. La preghiera è mettersi dinanzi a Dio con le proprie fragilità, la propria semplicità, e parlare con Lui come un padre, con confidenza, senza girare attorno alle parole. Perché Teresa stessa dice: alle anime semplici non servono mezzi complicati, e io sono fra queste, cioè tra le anime semplici, tra le anime che non contano, tra quelle che amano la piccola via. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Vetto al Cuore. Ciao a tutti!